Sagittario, buonasera. Tocca a te per la settimana che va dal 21 al 27 e devo dire che questa è una settimana molto particolare. Anche il Sole si aggiunge a Venere e a Mercurio che la settimana scorsa ti hanno raggiunti il 16 e il 17. Il Sole ti raggiungerà il 22, quindi martedì. Ma interessante, il 23. Anche la luna nuova si formerà nel tuo segno, quindi grande tripudio di gioia e di forza e di energia questa settimana per te. Tutto rinasce nel tuo segno, ok? E faremo spero sempre, il video della luna nuova, anche di quelli veloci, ma insomma gli short, come si chiamano adesso, per sapere indicativamente questa è una nuova che cosa ci porterà, una nuova in Sagittario. Faremo anche, voi sapete, il sole in Sagittario, quindi tutte le persone che sono del Sagittario, come sono, eccetera, eccetera. Allora, Sagittario, hai preso grande forza e sei tu che trascini i segni di fuoco. Dalla tua parte, lo sappiamo, abbiamo Saturno diretto in acquario. Ok, però sappiamo anche, ahimè, che hai un'opposizione ben tosta, che è quella di Marte retrogrado in gemelli, quindi potresti essere incazzato col mondo, sarei dire. Per il resto, in ogni caso, è un'ottima combinazione, perché una combinazione ti spinge ad andare avanti. I segni di acqua in questo momento perdono adesso il sole in Scorpione, rimangono soltanto con Nettuno retrogrado in Pesci, ma questa settimana proprio anche il venerdì sarà un giorno carico di energia incredibile. Giove passa diretto in Pesci, quindi grandissima spinta, proprio grande, grande spinta. Il problema è che questo Giove diretto e questo Nettuno retrogrado ti danno fastidio perché ti sono in quadratura. Okay, quindi non basta quell'antipatico di Marte nei Gemelli, ma adesso abbiamo anche Giove che torna diretto a farti da angolo. Ma questo non significa, ripeto ancora una volta, che le cose andranno male, ok? Semplicemente che in alcuni casi c'è un po' più di fatica. I segni di terra rimangono con Plutone in Capricorno e Urano retrogrado in Toro. E mi pare di averli detti tutti. Sì, penso proprio di sì. Adesso passiamo a vedere come sarà la settimana del Sagittario questa settimana. Sagittario, vediamo un attimo. Energia interna. Sagittario, questa settimana 21 al 27. Che mi racconti, Sagittario? Energia interna. La morte al contrario. Energia esterna. L'eremita e la giustizia al contrario. Nonostante questo passaggio di pianeti nel tuo segno, sinceramente queste carte mi danno la sensazione che tu stia tribolando un po'. Da un punto di vista esterno, perché ti senti davanti a un vicolo cieco, sei in un punto morto di una situazione, potrebbe essere un matrimonio, eh? E quindi sì, molto tribolante, molto. Sei a un passo dallo sfacelo e te ne rendi conto. Per qualcuno potrebbe essere il passo dal divorzio, per altri no. È il passo a una situazione che è assolutamente fuori equilibrio. Due di spade, giustizia, manca a dirlo, cavalieri, denari e torre. Questa è una settimana molto particolare per chi è sposato, occhio, perché improvvisamente potrebbe veramente crollare tutto. Perché c'ho qua la giustizia, qua c'ho la torre, qui c'ho la giustizia al contrario. Mi potrebbe parlare di divorzi, eh? Qualcosa che si muove improvvisamente e che vi fa prendere una decisione, così come potrebbe essere invece, che è semplicemente un problema vostro di equilibrio interno che al momento non riuscite a trovare. Per cui vi alternate in questa indecisione continua tra questo alternare tra una parte, tra un giorno in cui sembrate più equilibrati e un giorno in cui invece andate giù, ok? C'è proprio questa alternanza, Sagittario. Vedo comunque che stai cercando di costruire qualcosa, soprattutto dal punto di vista lavorativo. Quindi sei molto impegnato o impegnata. Ti ripeto, la tua energia interna non è granché. Non è granché perché
È come se tu fossi davanti alla devastazione di qualcosa che si sta sgretolando. E il problema è che, secondo me, questo alternarsi di equilibrio è proprio perché non riesci a fermare questo crollo. Quindi la tua sensazione è che c'è qualcosa che si sta sgretolando, però il problema è che non riesci a fermarlo questo crollo, secondo me, questa settimana, ti dico la verità. Energia esterna, abbiamo l'eremita al contrario, qualcuno si allontana, qualcuno sta cercando di capire, qualcuno sta cercando la verità. Abbiamo ancora, vedete, la giustizia al contrario, quindi nell'ottica di un rapporto, una comunicazione legale che sono abbastanza negativi, o nell'ottica di approcciarsi a un divorzio, andremo a vedere. Re di spade. Ruota della fortuna, 10 di coppe, 6 di bastoni. Qui c'è qualcuno che la vuole vinta ad ogni costo. Potrebbe essere a livello di familiare, io ve lo dico. C'è muoversi con molta maestria di pensiero, di parole. Sì, proprio di parole. Qui c'è qualcuno che si muove con cautela e con maestria. Potrebbe essere anche qualcuno che se si altera diventa cattivo. Ma soprattutto è qualcuno che ha intenzione di darmi giù proprio con la spada, ok? Con la spada di espressioni, oltre che di pensieri, di espressioni verbali ben poco felici in questo caso, oppure che vi possono aiutare a chiarirvi le idee. Qui abbiamo la ruota della fortuna, qui abbiamo la torre. Il karma è proprio in atto questa settimana per te, Sagittario, probabilmente dato da questa forte energia Sole e Luna questa settimana, però ti vedo veramente con grande, grande propulsione. Sei proprio parti all'attacco questa settimana. L'energia esterna di qualcuno che vuole chiarimenti, vuole chiarezza e magari si allontana pure, però questo allontanamento lo prendi molto. Oppure lo fa in maniera logica, razionale, questa persona che si allontana, però tu secondo me lo prendi un po' malamente, potrebbe causarti dei disequilibri, potresti per questo, si può dire, andargli dietro? Sì, ok. Inseguirlo perché vuoi per forza vincere in questa situazione, non accetti che l'altra persona, questa energia esterna, si allontani, ok? Devi essere tu al massimo, Sagittario, ricordiamocelo. Quindi io credo che ci sia un'energia esterna che tenterà di allontanarsi o di avere chiarimenti e che sarà molto logica e rigorosa. D'altro canto, tu davanti a una situazione del genere, per te è come se fosse una forzatura. Andrai un attimo fuori equilibrio, fuori fase, cercherai di invece trovare nuovamente un accordo, un incontro, qualcosa. Ok, Sagittario? Quindi, settimana molto sull'esplosione andante, di eventi rapidi, di eventi improvvisi, di eventi che cambiano tutto, che possono cambiare tutto, ok? Poi ognuno di voi ha la sua situazione, chiaramente, però questa è la sensazione che mi balena appena vedo queste carte, appena ho visto queste carte. Vediamo gli oracoli che ci dicono. Lavoro di squadra e l'amore, eh? L'amore è un lavoro di squadra, ricordatevelo, voi vi sentite invece molto isolati. Anche l'altra persona si sente, lavora da sola. Collabora con gli altri per la riuscita di questa situazione. E la situazione è l'amore. Perché qui dice la risposta che cerchi è l'amore. Quindi, caro il mio Sagittario, che stai brancolando nel buio, beh, forse dovresti capire che quello che stai provando, il buio in cui sta brancolando, è perché c'è l'amore coinvolto. È l'amore a cui devi rivolgerti per superare questo disequilibrio, questo momento negativo, questo karma che ti sta esplodendo fra le mani. Rinascere a nuova vita e amo la tua sensibilità. C'è proprio la voglia di fare qualcosa di nuovo, di darsi a qualcosa di nuovo per il Sagittario questa settimana. Molto, molto forte questa. Questo darsi o fare o muoversi. Questo destrutturarsi o destrutturare le situazioni che si stanno vivendo. Allora, conflitti.
È sotto pressione, sì, secondo me, però guardate, sotto pressione c'è il cuore qui. Io sono convinta che ci sono dei Sagittario che sono in conflitto. Qua il cuore e qua il cuore. Sono in conflitto perché non vogliono viversi le situazioni sentimentali, oppure l'altra parte che non vuole viversi, il Sagittario giustamente va in difesa. Però, secondo me, la pressione più grande questa settimana ce l'hanno dalle situazioni amorose, Sagittari. Ok, sentono grande, grande pressione per la situazione amorosa. Perché? Perché in qualche modo c'è bisogno di rinascere, c'è bisogno di rimettersi a galla. L'avevamo la morte al contrario, avevo detto il deserto. Beh, dopo il deserto dovrebbe nascere qualcosa, no? Ci dovrebbe essere una trasformazione. Voi siete ancora nell'ottica del deserto, vi devo dire. Però vedo che piano piano c'è da superare questa grande pressione che vi arriva dal sentimento, dal vostro non accettare o l'altra persona che non accetta il sentimento, l'amore. Invece bisogna capire che quella è la risposta positiva a tutto in questo preciso momento. Ok, Sagittario, questo è il tuo segno per la settimana che va dal 21 al 27 e noi ci vediamo la settimana prossima.